Non conosce ostacoli la marcia del Notaresco, che passa di misura anche nel derby del Rubens Fadini con il Giulianova, grazie ad una rete del solito Marco Sansovini, confermandosi super capolista del torneo. Match amaro per i locali, propositivi nel primo tempo ma troppo evanescenti nella ripresa, con la rabbia giallorossa del 91esimo per due episodi dubbi in area rosso-blu che per i locali avrebbero meritato il calcio di rigore. Negli spogliatoi espulso il tecnico del Giulianova Del Grosso dal direttore di gara. Pubblico delle grandi occasioni e festa in curva ovest per i 95 anni del Giulianova, ricordato dai tifosi di casa anche Danilo Di Vincenzo, ex giuliese, scomparso il 10 dicembre del 1996. Quasi esaurito anche il settore dei tifosi ospiti, con oltre 200 supporters. Padroni di casa in campo con il nuovo arrivato Francesco Di Paolo, panchina per l'altro neo giallorosso Cesario, torna a Diamutene dopo la squalifica fra i rossoblu, ultima gara per il portiere Ginestra, prossimo a trasferirsi alla Fermata. L'ex vastese Stivaletta in campo, mentre Raffaello va in panchina, assenti Frulla e Marcelli. Notaresco e Giulianova in campo con il 4-3-1-2. Di fronte ad un migliaio di spettatori dirige Calzavara di Varese. I giallorossi di casa partono senza timori reverenziali. All'ottavo minuto Barlafante di testa in aria gira sopra la traversa. All'undicesimo ci prova Ferrini per il Giulianova, che se ne va sulla destra e conclude fra le braccia di Ginestra. Il Notaresco però non sta a guardare, al primo affondo trova il vantaggio del gol partita. Al dodicesimo Blando soffia il pallone a Diamutene e serve Sansovini, che è appena entrato in area con un diagonale beffa Di Piero, regalando il vantaggio alla sua squadra. Per l'ex bomber del Pescara, che va a festeggiare sotto il settore dei suoi tifosi, si tratta della nona rete stagionale. Doccia gelata per i padroni di casa, che pure avevano avuto un buon approccio al match. Al 26esimo si rivede il Giulianova con una punizione dai 25 metri di Dolce, che mette il pallone di pochissimo sopra la traversa. Gara vibrante con la capolista che risponde al 29esimo con Stivaletta, che crossa in area per Romano, che con una bella rovesciata spedisce il pallone di poco oltre i legni della porta della formazione giuliese. Attacca la squadra di casa, ma è costretta a provarci quasi sempre dalla distanza, come accade anche al 38esimo con Suriano, che però conclude alto. Al 42esimo si rivede per il Notaresco Marco Sansovini con una punizione di pochissimo al lato. Passa un minuto e al 43esimo contatto in area ospite fra Guaiè e Di Stefano, con Andrea Calzavara di Varese che, ben appostato, lascia proseguire fra le proteste vibranti dei padroni di casa. Nella ripresa capolista in campo con Liguori al posto di Stivaletta e squadra con il 4-3-1-2, così come ad inizio di partita. Le prime battute della ripresa sotto la luce dei riflettori del Fadini vedono al quarto d'ora una conclusione insidiosa di Cancelli per gli ospiti, con il pallone deviato in calcio d'angolo. Rispetto al primo tempo i padroni di casa sono meno propositivi. Al 17esimo esordio in giallo-rosso per Cesario, che entra in campo al posto di Balducci. Al 21esimo Romano per il Notaresco in contropiede realizza il gol del raddoppio, ma per il direttore di gara Lombardo c'è il fuorigioco e dunque il gol viene annullato. Partita che resta aperta con il Notaresco che si divora al 26esimo il raddoppio ancora con Romano, che dopo un rimpallo non va alla conclusione, e poi con il tiro di Marco Sansovini che termina al lato di poco. Subito dopo l'ex pescarese lascia il campo sostituito da Gallo, con i locali che non riescono però a creare grossi problemi alla squadra del presidente Di Giovanni, anche se al 32esimo Barlafante cade in area ospite e chiede il rigore, prendendo però il giallo per simulazione. Al 39esimo ancora Giulianova, quando sugli sviluppi di un angolo Suriano di testa in area piccola mette alto. Si entra negli ultimi 5 minuti di partita con la capolista vicina al raddoppio con Di Stefano a scadere, che colpisce da 30 metri la traversa dopo il tocco di Di Piero. Si arriva così al finale con la gara che non cambia e con il Notaresco che porta a casa un'altra vittoria e sale a quota 40 in classifica, mantenendo gli 8 punti di vantaggio sulla Recanatese. No, sapevamo che era questa partita, c'ho la voce, era questa la partita e ci siamo adattati, perché questo è un gambo, ho detto, una partita di biliardino, tanto è stato. Sapevamo che il Giulianova facesse una partita arrembante, noi siamo stati bravi a spegnere il loro entusiasmo e a ripartire qualche volta, anche se dovevamo fare qualcosa in più in qualità, ma loro sono stati bravi a pressarci e quindi è stato difficile. Ancora un gol di Sansovini, non è una novità. Ma Sansovini ce l'abbiamo apposta, però tutta la squadra ha lavorato con sacrificio, siamo primi in classifica, però ci adattiamo alle situazioni con grande umiltà. La prima principale caratteristica è l'umiltà, tutti si adattano,
tutti giocano dove gli chiediamo di giocare, quindi però dobbiamo fare meglio in qualità, lo sappiamo, però oggi qui è una partita, la palla non usciva mai, non si spegne mai, quindi la partita è difficile, che difficilmente si porta a casa, e noi abbiamo fatto bene. Primo tempo è, secondo me il risultato è bugiardo, perché l'unica palla che hanno avuto l'hanno messa dentro, tra l'altro per errore nostro. Abbiamo giocato contro la prima della classe, se vi aspettavate una partita con una facilità impressionante di andare al gol, vi sbagliavate. Noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Abbiamo creato parecchie palle in area che poi potevano essere sviluppate per il gol. Tanti calcio d'angolo, un colpo di testa di Soriano, diversi uno contro uno, diversi calcio d'angolo a favore. Se andiamo a guardare le statistiche, non credo che il Notaresco abbia creato chissà quante palle gol. Anzi, l'unica palla gol, tra l'altro per errore nostro, ripeto, il Notaresco è stato bravo a sfruttarlo. In più, da parte nostra c'era un calcio di rigore che forse voi sottovalutate, ma io mi sono anche stufato di fronte a questi arbitraggi che purtroppo a volte mettono in discussione l'intera gara.